Buonasera, buonasera a tutti amici, eccoci qua, eccoci qua. La partita è ferma sullo 0-0, l'Inter sta pareggiando in casa contro l'Empoli, sono passati 22 minuti circa. So che giochiamo con delle maglie che ricordano l'anno del coniglio in Cina. Speriamo vada tutto bene. Regalatemi qualche gioia, come me l'avete regalata mercoledì scorso, perché adesso dovete fare i cattivi. Zaghi si scuote i capelli, io fossi lui mi metterei le mani tra i capelli per aver fatto spendere 30 milioni per Correa. Che succede? Rosso per Skriniar! Rosso per Skriniar! Ecco, andiamo a nozze. Rosso per Skriniar per doppia ammonizione. Perfetto ragazzi, perfetto. Secondo giallo, rosso per Skriniar per fallo su Caputo. Cioè, come non lo so, ma da... ora fai gesti italiani, Skriniar, madonna mia, ragazzi, ecco. Ecco, Inzaghi fai così, Fai così. Vediamo? Ragazzi, questo tecnicamente è da ammonizione, eh. Ragazzi, tecnicamente è da ammonizione perché va a gamba alta sulla testa. Ha fatto un fallo cretino prima e ora rimaniamo in 10. Perfetto, ragazzi. Qua proprio quando tutto deve andare di... Avete capito? Avete capito? Avete capito? Avete capito? È inutile aggressivo, ragazzi, è rosso. Non è inutile che stiamo a protestare. È un fallo scemo. È un fallo cretino. È un fallo cretino che ora ci complica la partita. È un fallo veramente cretino. Cretino. Un fallo. Ma poi, ragazzi, ma lascialo scappare. Ma almeno prendi gol, ma rimani in 11, no? No, ora siamo in 10. Da cacciare, chiedere danno. No, ma ragazzi, io non penso che. Non so se è dovuto al fatto che non ha rinnovato. Può essere. Non so solo. Io sono arrivato, ho fatto un primo fallo stupido. E ragazzi, questo è un fallo da rosso però. Attenzione all'Empoli, fallo per l'Empoli. Fallo per l'Empoli. Barella, stai zitto, stai zitto, stai zitto, stai zitto. Devi stare zitto perché tu sarai il capitano l'anno prossimo. Se fai questi numeri, succede che ci complichi la situazione. Già la situazione è difficile, non ha senso fare gli isterici. Devi stare zitto. Chiaro? Anche perché questo è un fallo netto. Quindi silenzio, per favore. Cioè, raga, oggi Barella in versione ragazzino isterico di 13 anni? Sei in versione bambino mestruato stasera? Devi stare zitto. Perché già se la situazione è difficile, non ha nessun senso aizzare gli animi. Se la situazione è difficile, devi restare calmo, devi restare lucido. Non che ti metti a fare falli, a fare polemiche cretine, tra l'altro basate sul niente, perché quello è un fallo netto. Poi ti fai ammonire, che vuoi fare? Vuoi lasciarci in 9? Attenzione all'Empoli, che ora ovviamente è stato ultramotivato da questa espulsione e può provare a farci del male. Dai Correa, sei... Facciamo finta che la tua vita sia una... Fallo sull'Autaro. No, non viene neanche fischiato il fallo. 2 minuti di recupero, attenzione, l'Empoli in attacco, cross dentro, attenzione! Onana blocca un'occasione clamorosa, Caputo completamente libero in area, la sparata in bocca ad Onana. Era completamente libero, meno male che poteva pure stopparla se voleva. È una partita... Ma no, no, cioè a noi ci piace davvero farci del male anche dopo delle belle vittorie, eh. Noi siamo veramente degli specialisti. Vinciamo una Supercoppa, dovrebbe darci la spinta, invece ci tiriamo la zappa sui piedi, primo tempo con l'Empoli, non facciamo un tiro in porta e restiamo pure in inferiorità numerica. Adesso è finito il primo tempo, raga, cerchiamo di rimettere in ordine le idee, cerchiamo di tirare fuori l'orgoglio nel secondo tempo, perché queste partite le vinci con l'orgoglio. Questo, ragazzi, mi sembra abbastanza chiaro. Devi reagire. Io so solo che ora il momento è difficile. Se tu urli, sbraiti, quando il momento è difficile, il momento diventa ultra difficile. Quindi, cioè, ragazzi, non possiamo far finta di nulla. Questo è logico. Eh sì, ragazzi, ho chiesto un commento lapidare su Correa. Sì,
mi ha risposto che non lo... a 15 milioni, io gli ho detto è fin troppo ottimista, perché 15 milioni per Correa, io anche avessi dei soldi finti non gli tirerei fuori. Adesso ragazzi, se non mette Dzeko, se in 10 contro 11 lui non mi mette Dzeko, bisogna togliergli il patentino da allenatore. Intanto ragazzi, vediamo le statistiche. Tiri in porta 7-8, tiri in porta 1-4, possesso palla 51-49, corner 1-3, cross 15-3. Ragazzi, stai facendo cross senza avere le punte. Cioè, adesso sono veramente curioso di vedere i cambi di Inzaghi. Sono veramente curioso. Speriamo che almeno questa espulsione ci possa dare una scossa positiva e che magari si possano togliere elementi inutili, tra cui il signor col numero 11, e che possano entrare giocatori affermati, giocatori importanti. Chiedo almeno questo. Farei sta bella cosa. Togli Mkhitaryan e metti D'Ambrosio. Togli Dzeko e togli Correa e metti Dzeko. Questo deve fare. Perché tanto Mkhitaryan è inutile. Perché la qualità centrocampo la danno già. Çalhanoğlu e Barella. Che se si azzarda a fare il pazzo un'altra volta, se la vede con me, anche se lo adoro. Primo. Secondo punto, devi mettere un difensore che almeno riesce a coprire. Giochi col 3-4. Giochi col 3-4-2. Giochi col 3-4-2. Cioè, metti D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, centrocampo, Barella, Ciala, i due esterni, attacco, Dzeko, Lautaro. Togli Correa perché già è inutile quando si gioca in 11, figuriamoci quando si gioca in 10. No, devi fare 3-4-2. D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, centrocampo, Barella, Ciala, i due laterali, in attacco, Dzeko, Lautaro. E se non lo fa, vi giuro... Ma Bellanova, ragazzi, boh... Cioè, non penso sia sulle fasce il problema. Il problema è in attacco. E ora il problema è anche in difesa, perché il signor Skriniar ha avuto la brillante idea di farsi buttare... Ma perché Bellanova? Perché Bellanova? Che senso ha? Ora voglio vedere chi toglie. Voglio... Se toglie Darmian, giuro, me ne vado. Chi toglie? Si sta togliendo la pettorina, Bellanova. Vediamo chi mette. Ma veramente? No, ragazzi. Non scherziamo neanche. Non scherziamo neanche. Vediamo chi toglie. Sta togliendo la pettorina. Chi vuol dire che ha già scelto chi farà entrare. Vediamo chi mette. Sono curioso. Mette Darmian nei tre. E chi toglie, però, scusa? Chi toglie? Toglierà un centrocampista. Cioè, la squadra rientra in campo. Bellanova deve ancora togliersi la pettorina. Chi toglie, però, scusa? No, Darmian lo vedo che sta rientrando. Chi toglie? Ah, l'Empoli dei cambi toglie Correa, secondo me. Ma giochi con una punta sola? Boh. Darmian a sinistra? A me sembra strano. Vediamo, ora voglio vedere chi toglie. Fuori Correa e dentro Bellanova. Allora, Correa lo accetto. Bellanova però, ragazzi, ora come... Giochi con una punta sola, cioè giochi col 3-4-1. Giochi col 3-5-1, scusa. Cioè, quindi stai dicendo... Boh, io non capisco. Perché ora... Ma vedete che io non lo capisco, sto allenatore. Adesso per mettere Dzeko devi per forza togliere Lautaro. Ma non lo vede che non c'è nessuno che tiene sulla squadra? Io non capisco, ragazzi. Cioè, veramente. Due cambi non si possono fare. È reato. Intanto è ricominciato il secondo tempo. Per me sarebbe stato molto più logico mettere Dzeko al posto dell'inutile Correa e un difensore al posto di un centrocampista, al posto di Mkhitaryan, che magari è il meno forte che abbiamo a centrocampo. Madonna, Bellanova! Ma Bellanova è pazzo? Madonna, ha fatto un passaggio! Madonna! Ma ha fatto un passaggio da neanche uno che si è venduto la partita. Madonna, primo pallone. Già se questi sono i presupposti, veramente iniziamo bene. Iniziamo bene. Dai, almeno riscattati, dai. Dai, Raul. Ciao.
fatto un retropassaggio da mettersi le mani nei capelli. Io metterei Dzeko. Io metterei Dzeko perché mi sembra che sia un po' più in forma di Lukaku. Però una punta deve metterla comunque. Ora non tieni... Non c'è nessuno che tiene la mano. Ma io cosa devo fare con questo? Sì. Ci vuole una pazienza, ragazzi. Essere interisti è un percorso dantesco. Al paradiso ci arrivi dopo essere passato per l'inferno. Noi siamo un percorso dantesco. Ora non tiene... La palla la tiene sempre l'Empoli. Cioè, ma robe da pazzi, veramente. Veramente, robe da pazzi. Lancio longo. Madonna, De Vrij! Madonna! Dentro Darmian salva tutto! Darmian salva tutto! Madonna mia, Darmian salva tutto! Ma De Vrij mi fa rimpiangere Muriglio! De Vrij mi fa rimpiangere Muriglio! Oh, non avrei mai pensato nella mia vita di dire una cosa del genere! Guardate come si è fatto andare via l'attaccante! Madonna, sembrava Lautaro contro Tomori l'altro giorno, meno male che Darmian ci ha salvato il culo, ma ve lo dico, mi fa rimpiangere Muriglio questo De Vrij, me lo fa rimpiangere per come sta giocando, ve lo giuro. Ora, cioè, sto rimpiangendo Muriglio, il passo successivo qual è? Rimpiangere Kondogbia? Rimpiangere Felipe Melo? Mi dovete far rimpiangere sta gente qua? Ma avete visto come si è fatto gabbare dal difensore, dall'attaccante dell'Empoli? Ma questo c'ha i neuroni? O glieli hanno tolti? Oh, si scalda Dzeko! Eppur si muove! Eppur si muove! Si scalda Dzeko! Eppur si muove! Eppur si muove, ragazzi! Eppur si muove! L'ha capito! L'ha capito, dai, c'è arrivato. Io gliel'ho detto mezz'ora fa. Come buttare via il tempo? Come perdere del tempo prezioso? Ancora Dzeko non l'ha messo, eh. Lo fa scaldare ma non lo mette. Cioè, dai. Attenzione, contropiede dell'Empoli. 3 contro 2, 3 contro 2, attenzione. No, no, pericolo, pericolo Onana. Onana ci salva, attenzione, non è finita. Cross dentro. Madonna mia, ragazzi miei. Attenzione, chiudi! Onana blocca. Onana blocca. Dai, meno male che almeno abbiamo trovato un portiere. Guardiamo le cose positive. Ma lo vuole capire che c'è bisogno di una punta? Cosa aspetti a cambiare? Cosa aspetti? Cosa aspetti a cambiare? Di subire il gol? Io non lo so. Lautaro, che ora se la deve vedere con uno che ha 10 cm in più di lui. Già, è già tanto che si sia guadagnato un fallo che però non viene sanzionato per la regola del vantaggio. Rilancio sbagliato, sbagliamo pure i passaggi, ma non ci meritiamo niente, ma non ci meritiamo niente. Ma non ci meritiamo niente, ma non ci meritiamo... Oh, mamma mia, non farmi vedere scaldare Dzeko, perché mi girano le... Io non so davvero, io non so cosa devo fare, io non so cosa devo fare. Facciamogli recapitare... Oh, ragazzi, se c'è qualche piccione viaggiatore, ora gli metterò un bel... Scrivo, ora gli scrivo un bel foglietto... Scrivo un bel foglietto. Ora gli faccio un bel messaggino. Vedete? Metti una punta. Oh, vedete questo bel messaggino? Metti una punta. Metti una punta. Metti una punta. Metti una punta. C'è scritto qua. Adesso io lo piego, sto messaggino qua. Faccio una bella roba. Piego il messaggino. Piego il messaggino, perché ormai dobbiamo fare come nel 1800. Piego il messaggino, ecco. Scrivo l'indirizzo. Stadio San Siro. San Siro. Lo metto qua fuori. Lo metto fuori dalla finestra. Magari passa qualche bel piccione, lo prende in bocca e glielo porta a San Siro. Glielo può fare. Conto su questo perché non so più come farmi ascoltare da sto qua. Tiro, gol dell'Empoli. Gol dell'Empoli, gol dell'Empoli. 1-0, è giusto così.
Non meritate niente, non meritate niente. Una squadra debole, molle con un allenatore mediocre. Bravo Inzaghi, bravo. Adesso metti le punte. Mettile adesso che hai preso il gol. Mettile adesso che hai preso il gol. Bravo, bravo. Bravo, complimenti. 60, bravo, stai seduto in panchina. Metti le punte adesso che abbiamo preso il gol. Bravo, bravo, complimenti. Complimenti. Complimenti, una squadra che non merita nulla. Una squadra che non merita. Qua colpa anche di Onana che si fa trovare impreparato, però si era fatto trovare pronto in due tiri prima. Qua un po' di colpe ce le ha, bisogna dirlo, perché era un tiro, vabbè, non molto forte, ma parabile. Bravo, bravo Inzaghi, bravo. Difendete sto mediocre, continuate a difenderlo. La Supercoppa, la Supercoppa, la Supercoppa con cui mi pulisco, sapete bene cosa. Mi pulisco questo con la Supercoppa. Dai, dai, ma per favore, ma per favore, ma dai. Un mediocre. E sì, una partita. Allora anche Montella ha vinto una Supercoppa. Cos'è, un grande allenatore? Per favore, su. Per favore, adesso cosa farà? No, io ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto. Perché ragazzi, dovete sapere, il gol che ha... Lautaro, non fare polemica, per favore. Io ve l'avevo detto, è giusto. Bravo Barella, bravo, sei contento, ti sei fatto ammonire, bravo, bravo. Hai raggiunto il tuo obiettivo di questa sera. Ti sei fatto ammonire. Complimenti. Congratulazioni. Bravo. Bravo. Complimenti, missione compiuta. L'unica cosa che ha fatto Barella, protestare a Van. Oh, adesso lo mette. Ora che siamo sotto. Ma io veramente me ne vado. Io non lo so. Ma mamma ragazzi miei, ma dai. Cioè, ora... Ora lo mette, ora che siamo sotto, adesso che siamo sotto lo mette. No, prima non si poteva. Ma io ragazzi, ma dai ragazzi, dai. Dai ragazzi, su dai, 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 per favore. Dai Lauti, dai Lauti, dai Lauti, dalla, dalla, dalla per Ciala, 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 prova a entrare in area di rigore, Ciala. Ciala dentro per Dzeko, può colpire... Dzeko fuori. Però vedi, brutto, brutto imbecille, che se metti gli attaccanti in aria le occasioni le crei. Ma io non lo so. Io ora hai un attaccante in più in aria e le occasioni le crei. Ma dai, ma che scoperta. Questo è un mediocre. Questo se ne deve andare. Basta. Non accetto discussioni. Dzeko per Lukaku. Lukaku, madonna mia, pure questo. Madonna mia. Un mediocre nato. Un mediocre. Un mediocre. Mediocre. Allenatore mediocre. Una squadra senza testa allenata da un mediocre. Questo potrebbe essere il titolo esatto. Una squadra senza testa allenata da un mediocre. Perché abbiamo a che fare con un mediocre. Mediocre. Può vincere tutte le coppette che vuole. Non me ne faccio niente. Io voglio vincere cose che contano. Perché le Coppe Italia le hanno vinte anche... Delio Rossi, le ha vinte anche Leonardo, le ha vinte Ballardini, le ha vinte Montella, le hanno vinte una serie di allenatori che non resteranno per niente nella storia. Quindi basta con questa cosa, ha vinto la Supercoppa. La Supercoppa vale una stagione. Sì, sì, sì. Da quando una partita tu valuti una stagione da una partita? La Supercoppa è una partita. A parte il fatto che la Supercoppa fa parte dell'anno precedente. Quindi non vale niente, vale l'anno scorso semmai. Quindi andrebbe segnata nei titoli vinti l'anno scorso, non quest'anno. Secondo punto, vinci una partita, salvi la stagione? Poi manco fosse una competizione dove dici devi battere tante squadre. Bravo, bravo, bravo Inzaghi, bravo, bravo, bravo. Perché ragazzi, l'Inter deve fare l'Inter, non può vincere una coppa e dire vabbè, amen.
scendo in campo anche con un atteggiamento superficiale. Se sei l'Inter, se no meriti di arrivare terza, quarta. E meno male che hanno tolto quei 15 punti alla Juve, altrimenti non andremo neanche in Champions. Bravo Inzaghi, bravo, bravo, bravo. Lancelotti di Piacenza, il re delle coppe, Lancelotti dell'Inter, Inzaghi è il nuovo Ancelotti. Ma il problema è che queste cose le scrivono i giornali. Per quanto mi riguarda, in un mondo perfetto, quando uno scrive sulla tastiera Inzaghi come Ancelotti, la tastiera dovrebbe fermarsi e far partire uno schiaffo. Questa è la mia idea. Scrivi Inzaghi come Ancelotti, la tastiera si ferma, pam, e ti arriva uno schiaffo. Così bisognerebbe fare. Così bisognerebbe fare a chi scrive queste boiate clamorose. Vabbè, tanto qua è finita. Ragazzi, è finita. L'Empoli vince a San Siro. Vergogna, ragazzi. Vergogna, 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 vergogna. Dobbiamo vergognarci. C'è da vergognarsi, veramente, sotto tutti i punti di vista. C'è da vergognarsi. Una squadra vergognosa, allenata da un mediocre, perché parliamo da un mediocre, di un mediocre, che può vincere tutte le coppette che vuole, rimane un mediocre. Purtroppo gli asini non diventano cavalli di razza. Finita, ora voglio vedere come si svolgerà il mercato. Puoi vincere una coppa, puoi vincere qualcosina, ma poi contano le cose importanti nella vita. Quando si dà un giudizio, bisogna considerare prima le cose importanti, non le cose secondarie. Chiariamo sto concetto. Bisogna mettere, perché ragazzi, se poi voi quando giudicate una persona, giudicate se è una brava persona o se sa cucinare. Cosa è più importante? La fiducia o il fatto che uno sappia cucinare, che sappia pulire, che sappia fare queste cose qua? Con una squadra che per 8 undicesimi è la stessa che 2 anni fa ha stravinto uno scudetto, sei a 12 punti, 12 punti dalla prima, una roba da rinchiudersi in casa con Lucchetto, una cosa vergognosa. Una squadra senza idee, una squadra che non ha idea di cosa sia una mentalità vincente. Vince col Milan e poi perde con l'Empoli. Questo vuol dire che non è la mentalità della grande squadra, è la mentalità, la trasmette l'allenatore. Che poi il derby, lasciatelo perdere, perché i derby sono partite speciali. Puoi essere anche in difficoltà, a volte ti fai trascinare dall'istinto, dalla voglia di vincere. Così è successo nel derby, Secondo, io ci scommetto, avessimo giocato la finale di Supercoppa, faccio un esempio stupido, con la Lazio, con l'Atalanta, questi avrebbero fatto la solita partitaccia. E oggi, prova del 9, perché da queste partite si vede se sei guarito o se rimani un mediocre, succede che perdi male. E guai, ripeto, guai se vi sento parlare dell'arbitro. Guai a voi.